Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo Picium, un'opera da 3 soldi. Il testo e la regia sono di Fausto Paravidino. Le repliche dal 30 novembre al 5 dicembre saranno accessibili tramite sopratitolazione in italiano e in italiano semplificato con tablet, smart glasses e smartphone forniti dal Teatro Stabile di Torino e anche audiointroduzione. Lo spettacolo è in programma da martedì a domenica con i seguenti orari: martedì, giovedì e sabato ore 19:30, mercoledì e venerdì ore 20:45, domenica ore 15:30. La durata dello spettacolo è di 1 ora e 50 minuti senza intervallo. Picium è un adattamento liberamente ispirato a personaggi e situazioni dell'opera da 3 soldi di Bertolt Brecht, uno tra i maggiori drammaturghi tedeschi del Novecento. L'opera è stata rappresentata per la prima volta nel 1928 a Berlino e subito accolta con entusiasmo. È a sua volta ispirata da un'operetta inglese del 1728, in cui si metteva in scena l'universo di banditi ed emarginati della Londra vittoriana, con il tono della satira sociopolitica, con l'intenzione di provocare il pubblico borghese. Nella rilettura del regista Fausto Paravidino, l'azione si svolge ai giorni nostri, negli anni venti di questo millennio. Come allora, la società è divisa in ricchi borghesi e poveri sfruttati. La corruzione dell'alta società politica e commerciale è sempre più simile a quella dei malavitosi. Picium, interpretato dall'attore Rocco Papaleo, è un ricco e insensibile commerciante di borse, schiavo del denaro. Organizza e sfrutta un'ampia rete di mendicanti di colore per portare avanti la sua attività. Picium scopre la relazione della figlia Polly, interpretata da Romina Colbasso, con Mickey, un noto neonazista con precedenti violenti, interpretato dallo stesso regista Fausto Paravidino. Picium cospira contro Mickey per riprendersi sua figlia, alla quale non riconosce la libertà di scegliere il suo destino. Picium ricatta la sindaca Rosalba, vecchia amica di Mickey, interpretata da Iris Fusetti, ordinandole di arrestare subito Mickey. Mickey si rifugia dal suo amico Marzio, interpretato da Davide Lorino, e lotta con tutte le sue forze per sopravvivere al complotto di Picium, agli attacchi delle forze armate e a quelli della sua stessa banda. Le vicende che Picium affronta nello sforzo di riprendersi la figlia
Sono un viaggio in un mondo fatto di miserie sociali e morali. La miseria dei poveri, la miseria di chi si vuole arricchire, la miseria di chi ha paura di diventare povero. La corruzione e l'avidità di alcuni personaggi della città trascinano gli eventi in una spirale di violenza e in una guerra dei ricchi contro i poveri. L'ambientazione è contemporanea. Le scene occupano la parte centrale del palco, che misura 8 metri di profondità e 13 metri di larghezza, con una pedana al centro di 7 metri e mezzo per 4 metri e mezzo. Le azioni si svolgono tra il salotto borghese di Picium, il suo negozio, il luminoso centro benessere frequentato da sua moglie Costanza, le buie vie della città con muri pieni di graffiti e l'autorimessa di Marzio. La scena cambia attraverso dei pannelli sul fondo del palco che scorrono ai lati o si sollevano per cambiare ambientazione. Questi cambi sono accompagnati da musiche rock suonate dal vivo con chitarre elettriche dagli attori posizionati ai lati del palco. Durante questi intermezzi il testo diventa un recitativo tra urlato e cantato. Alcuni attori interpretano più ruoli e indossano delle maschere di silicone per distinguersi. I venditori di borse sfruttati da Picium indossano delle maschere dalla pelle scura. I neonazisti della banda di Mickey indossano invece maschere dalla pelle chiara e hanno testa rasata. Le maschere indossate dalla polizia sono deformi e scheletriche. Le amiche di Costanza, moglie di Picium, indossano maschere bianche. Questi personaggi rappresentano figure conformi a un modello, schiavi di un ruolo lavorativo o sociale. I personaggi vestono abiti contemporanei. Mickey e la sua banda indossano sempre giubbotto e anfibi neri in pelle di stile militare. L'abbigliamento dei coniugi Picium riflette la loro classe sociale medio-borghese. Lui in giacca e camicia, sua moglie in camicette leggere o tailleur. La figlia Polly indossa ampie gonne a quadri in tessuto scozzese e un lungo cappotto marrone chiaro. La sindaca Rosalba indossa camicia, cravatta e un lungo impermeabile di pelle rosso. La polizia è armata e in tenuta antisommossa. Fausto Paravidino è un drammaturgo di notorietà internazionale. Qui è autore, regista e interprete. Ha frequentato la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Insegna scrittura teatrale e recitazione in Italia e in Francia. Traduce teatro dall'inglese e dal francese e le sue opere sono rappresentate in tutta Europa. Tra gli interpreti anche Rocco Papaleo, attore particolarmente noto al cinema e in televisione. Ricordiamo tra i suoi film Basilicata, Coast to Coast. Per ricevere maggiori informazioni su orari, prezzi e modalità di accesso, contattaci accessibilità@teatrostabiletorino.it 011 5169 460. Per organizzare al meglio la tua accoglienza, ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti. Contattaci e specifica eventuali necessità. biglietteria@teatrostabiletorino.it 011 5169 555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e in caso di necessità
L'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio.